Piattaforma Politica ha ospitato i tre candidati sindaci di Teramo per la prima volta a confronto in un dibattito televisivo. Come normalmente avviene ad un avvio morbido, ha fatto seguito una seconda parte decisamente diversa, nella quale l'emergenza Covid che è stata ha dato il là ad un acceso dibattito soprattutto tra Carlo Antonetti e Gianguido D'Alberto. Avendo anche il Covid, ripeto, il Covid è stata una risorsa per le amministrazioni, vi ha risolto i problemi economici, vi ha risolto i problemi di bilancio, vi ha consentito 2 anni di programmare senza che ci fossero emergenze particolari oltre al Covid. Insomma, avete i fondi del PNRR e lei ci viene a dire che andate a Villa Mosca a inaugurare il campetto perché avete ripitturato il campetto. Trovo offensivo dire che il Covid è stato un beneficio per la città No, e per le per comunità, l'amministrazione, attenzione anche per sindaco, l'amministrazione, non mistifichi le parole sindaco, perché è scusi, offensivo e spero di bene, non bene, sentirlo più in no, questa io glielo ridico campagna, e adesso, spero di non sentirlo più in questa campagna elettorale. È grave, inaccettabile devo pensare che il parlare, Covid sia stato un beneficio. no. Non cominci a mistificare le parole degli altri perché non la qualifica, la squalifica. Lei mistifica le parole degli altri. Io Ha detto che è semplicemente, stato un beneficio per no, per l'amministrazione. Le tasse l'amministrazione è Covid stato. è stato No, una però iattura per le io amministrazioni. dovrei I fondi pensare. Covid sono ristori, Bene, sono cioè si contento. perde qualcosa e si ristora col fondo Sono sempre Sono somme, contento che è già nervoso. Io Mi fa no, sono piacere che è già qui. nervoso. Il Covid è stato, ho detto, è stata una tragedia per le persone Non ha, e per questo la non comunità. l'aveva detto, questo non l'aveva detto. Poi Adesso vedremo. incalzato lo ha detto. Non c'è una cosa che specifica che non rifarei. In questi anni felici, nel senso nella programmazione, nello sviluppo e nell'avvio della rinascita della città, ovviamente anche alcuni errori sono stati commessi, alcune cose potevano essere fatte diversamente, ma ti posso assicurare che non individuerei una cosa che non rifarei, perché tutto è stato fatto veramente al meglio, al massimo, in una condizione straordinariamente complicata, perché il Covid è stata un'esperienza complicatissima da gestire da parte delle amministrazioni. È stata una iattura per le amministrazioni, ma l'abbiamo gestito in modo straordinario, anche in termini di protezione civile, di risposta alla comunità, senza interrompere un solo giorno il percorso amministrativo che oggi ci porta ad un investimento di 175 milioni di euro solo per la città di Teramo.